Ciao bimbi, come state? Oggi ho deciso di fare con voi una cosa buonissima. Una torta di mele, buonissima, con un aiutante speciale. E per preparare questa torta di mele ci servono questi ingredienti. Siete pronti? Iniziamo subito. Prima cosa, 100 g di farina bianca, un uovo a temperatura ambiente, 100 g di zucchero, una bustina di lievito e infine 100 g di burro a temperatura ambiente. Impastiamo i nostri ingredienti per la base della torta. Impastiamo bene. E poi dobbiamo sbriciolarlo un po' così, non deve rimanere tutto compatto l'impasto. Dobbiamo fare delle bricioline un po' più piccole. Serviranno due mele, una qui l'ho già tagliata a pezzettini, poi un limone, succo di un limone, 80 g di zucchero. Allora, prendiamo le mele, mi potete fare aiutare anche dalla mamma e il papà per tagliarle. Poi le tagliamo a quadratini, così, a pezzettini piccoli. Poi spremiamo il limone, prendiamo lo spremiagrumi e spremiamo forte forte il limone. Andiamo a fare uscire tutto il succo, così. Mettiamo qua con le mele. E poi mettiamo anche lo zucchero. Allora, qui ho cotto nella padella antiaderente le nostre mele con lo zucchero e il limone per 5 minuti circa. Poi in questa potete prendere una teglia, una pirofila, una tortiera e ho messo metà del nostro impasto che abbiamo fatto prima con lo sbriciolato. Ne ho messo metà. Versiamo le nostre mele. Qui sopra. Poi prendiamo l'altra metà dell'impasto e la versiamo sopra. La nostra torta è pronta. Dobbiamo metterla nel forno per circa 40 minuti a 180 gradi. Ma adesso manca il tocco magico. Mettiamo un po' di zucchero a velo e voilà! Guardate che bella la nostra torta e chissà come sarà buona. Ciao bimbi, buona merenda! Allora bimbi, com'è venuta la vostra torta di mele? Era buona? Avete fatto la merenda o l'avete mangiata a colazione? Vi mando un abbraccio grandissimo, ciao! Ciao ciao!